Ciao da Nicoletta, siamo qui per un altro mega fantastico canta fumetto show del Corrierino. Eh sì, perché da oggi il vostro Corriere dei Piccoli si chiama Corrierino. Finalmente viva il Corrierino! Oggi con noi ci sono Gino, la Stefi e ragazzi, tenetevi forti perché ci sono Alessandro Canino, un altro degli eroi di Sanremo, ve lo ricordate, vero? E poi Giovanotti! Ciao Giovanotti, che forte che sei, certo che sei sempre tosto, ma dici, ti piace il nostro Corrierino? Il Corrierino lo leggo ogni tanto, quando ogni tanto, perché visto che tanto parlare spesso di me, lo leggo volentieri. Senti Giovanotti, quando eri più piccolino il Corrierino era un pochino diverso, tu te lo ricordi? Io mi ricordo che era diverso come formato, questo sicuramente, che era diversa la carta proprio, no? Qui c'era il signor Buonaventura nel Corriere dei Piccoli, poi c'era qualcosa, allora non mi ricordo, c'era un cowboy che non mi ricordo come si chiamava, che mi piaceva. Senti Giovanotti, tu nelle tue canzoni non parli mai di fumetti, ma come mai? Non è vero, non ho mai fatto niente che parlasse di fumetti, ma non lo so, forse... chissà perché, in effetti ne sto dando un'idea. Tu sei una persona che vede il mondo veramente molto colorato. Come vedresti un fumetto, magari con te come personaggio protagonista? Ah, me l'hanno anche proposto un po' di tempo fa. Molto bene lo vedrei, perché in effetti io sono un po' un fumetto vivo, no? Beh, allora ciao Giovanotti, ciao, grazie tante e ci vediamo quest'estate, ciao! Oh ragazzi del Corrierino, io veramente vi saluto e speriamo di incontrarci, io spero sempre che abbiate uno spazio per me nel vostro giornale, come io terrò uno spazio per voi nel mio cuore. E ragazzi, oggi siamo partiti proprio alla grande! Avete sentito Giovanotti? Che tipo però, che simpatico, certo che è uno proprio tosto, eh? Ciao, ciao ragazzi! Sentite questo hit cazzo! La cima delle montagne si chiama in due maniere. Sapete come? Da una parte salita e dall'altra discesa. Ehi, oggi ci sono anch'io. Questo quiz pazzo me l'hanno raccontato al corso di inglese. Come si contano i leoni in inglese? Le one, le two, le three. Accidenti! Che quiz pazzo raccontano ad inglese? Beh, comunque ne so uno anch'io. Cosa si fa con una goccia di latte e una briciola di biscotto? Una piccola azione! Ma adesso al Canta Fumetto Show è il momento di Gino! Sapete che Gino e la sua Camilla aspettano dei cuccioli? Sì! Beh, oggi i nostri due sposini vanno a farsi una passeggiata al parco e ne vedremo delle belle! Tutti da Camilla. Gino e i suoi amici hanno deciso di far visita a Camilla. Gino, come al solito, è molto eccitato. Apriti, porta! Sento che lei è dall'altra parte. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Entrate pure! Venite. Gino, non essere invadente! Nello stesso istante, i genitori dei padroncini di Camilla stanno uscendo. Ok ragazzi, noi andiamo. Vi passiamo a prendere a mezzogiorno. Non combinate guai! Ospiterina, per mille ciotole, che pancia! E già, ci sono dentro i nostri bambini, e pardon, cucciolini! È fantastico, dammi un bacetto sul naso! Quanto mi sei mancata! Ehi, idea! Visto che è una bella giornata, perché non andiamo al parco a giocare? Gino e Camilla si divertiranno anche loro! Ok! Ed ecco che siamo tutti pronti per uscire. Gino e Camilla si guardano sognanti. Con questa panzona non riesco a camminare. Non devi correre, non devi stancarti. Ti può fare male. Chissà quanti cuccioli avrà Camilla. Ehi, il veterinario dice che di solito sono 4 o 5. Come li chiameremo? Non so, eccoci al parco. Lasciamoli liberi, tanto qui è tutto recintato e non possono allontanarsi. Ok, si abbaieranno delle dolcezze. Non sei per niente spiritoso, moccioso! Forza, andiamo a goderci gli odori e i colori della primavera! Andiamo a fare pipì contro quell'albero, così sentiremo anche i passeri che hanno fatto il nido sul ramo. In primavera cantano molto! Come sono diversi da noi i volatili, vero Camilla? Ciao! Ciao, passerotti! Noi continuiamo il nostro giretto, in bocca al lupo! Beh, si fa per dire, ovviamente! Ma Gino oggi è veramente curioso. Sarà la primavera.
cosa facciamo adesso, Camilla? Idea! Andiamo a curiosare in quel buco! È fantastico scoprire se sei proprio un ficcanaso! Se cacci un'altra volta il tuo puzzolente musone nella mia tana, te lo stacco, chiaro? Scusa, amico mio, non volevo farti male. Che modi, senza essere invitato. Dai, Gino, andiamo. Lasciamolo in pace. Ma ecco che Gino vede il solito giocatore di golf. Ehi, ma guarda laggiù. Quasi quasi gli faccio uno scherzetto. Urrà, un po' di concentrazione. Un colpetto e già che è fatto. Ma che diamine succede? Aiuto! Gino ruba la pallina al povero giocatore di golf e ora fugge a gambe levate. Maledetto cagnaccio, se ti prendo! È un colpo da maestra, manda la pallina! Che spasso! Gambe! Regalerò questa pallina a Camilla! Gino e Camilla pensano bene di rifugiarsi fra le gambe dei loro padroncini. Eccoli qui, chissà dove sono stati fino ad ora. Ma giurerei che Gino ne ha combinata una delle sue. Chissà dove ha preso quella pallina. Oh, tieni, Camilla, un omaggio per te. Grazie, Gino. Ma vedi di non cacciarti nei guai. Se quel ciccione ti trovasse. E siamo qui insieme per la seconda parte del nostro Canta Fumetto Show del Corrierino. Mamma! Chi è che spira sempre senza mai morire? Il vento! Con che cosa si misura l'oscurità? Col metronotte! Mondo Pizza! Qui non si fa in tempo a dire niente perché ognuno deve dire la sua. Ma ora Quiz Paz per me! Cosa fa un ragazzaccio sul deltaplano? Il discolo volante! Ma adesso, ragazzi, è il momento del nostro ospite. Qui con noi, Alessandro Canino! Brutta, ti guardi e ti vedi brutta, ti perdi nella maglietta e non vuoi uscire più. Qui al Canta Fumetto Show del Corrierino siamo tutti, guarda, felici, felicissimi di averti qui con noi. Saluto a tutti i lettori del Corriere dei Piccoli da Alessandro Canino, ciao a tutti. Ma Alessandro, tu leggevi il Corrierino? Leggevo quando ero più piccolino, sì. Mi ricordo che era un giornalino che leggevo molto spesso e che mi piaceva tantissimo. Ma senti, Alessandro, ti piacciono Titti e Silvestro? Sì, quello sì. Loro era forte il fumetto perché tra l'altro c'era anche i cartoni animati di quelle cose, le guardavo molto spesso, quindi mi piaceva anche leggere le sue avventure. Allora, Alessandro, noi del Canta Fumetto Show ti salutiamo, ciao ciao! D'accordo, un saluto a tutti al Canta Fumetto Show da Alessandro Canino, ciao! Brutta, lo vedi che non sei brutta, crescere sempre una lotta, ma conta su di me, perché per me non sei brutta, e la vita fuori ti aspetta. Ti aspetta insieme a me. Wow, che musica qui al Canta Fumetto Show del Corrierino. Non brutta è questa canzone. E come si chiama l'orologio di poco prezzo? Acciaiologio. E come si chiama il prezzo che si deve pagare per riavere un micio, lo sapete? Si chiama risgatto. Ma Steffi, quando trovi il tempo per imparare tutti questi quiz pazz? Voi lo sapete, ragazzi, che la Steffi e le sue amiche devono fare una fatica con tutti quei corsi che devono seguire. Ma state a sentire cosa sono costrette a fare. Bambini metropolitani.
scuola sia uno schifo e non basti a farci diventare dei super bambini. Così le mamme ci mandano a un sacco di corsi supplementari. Questo è il corso di ginnastica rilassante. Posizione prenatale. Appoggiate i pugni sugli occhi, incrociate le gambe, respirate, respirate a tempo con la musica. Bravi, così. Ci vado con Samantha, ci accompagna la signora Pontiroli, che poi ci aspetta in corridoio chiacchierando con le altre mamme. Monica mi dice, io a scuola mi annoio, si sa, lei è molto matura e per questo fa i corsi supplementari. Oh, mio figlio ha un quoziente di intelligenza di 105, ma la scuola, si sa, non va al passo con i superdotati. E poi c'è Matteo, anche lui è un semigenio, fa tedesco e rumeno. Oh, sì, vai, sa che Francesco ha cominciato a fare spagnolo e danza. Ed ora, braccio in alto, respirate. Bene, basta così per oggi. Vi sentite rilassate? Sì, sì, sì! No! No! Come sarebbe, Steffi? Sei sempre quella del no. Mi riposavo di più a casa davanti a Bim Bum Bam. Vedrai, poi ti sentirai meglio. Speriamo, ho ancora un sacco di compiti da fare. Anch'io! Negli spogliatoi ci si riveste. Uffa, è finita finalmente! Lo sai che la Mughini Jessica sta peggio di noi? Deve fare 2 ore dal parrucchiere e poi al fotografo fino alle 9. Sai che va anche a lezione di recitazione? Alle 16 usciamo in fretta. Presto, alle 4:30 dobbiamo essere al corso di intelligenza naturale. Ore 16:30, centro pedagogico. Corso di intelligenza naturale. Ci fanno fare dei test. Come riconoscere il significato di certi segni o riempire di dadi colorati un contenitore. Chissà se diventerò davvero intelligente con queste cavolate. Vediamo, Samantha. Devi uscire dal labirinto in 96 secondi. E non è finita. Ore 17:20. Al circolo parla come mangi. Alle 5:30 c'è la lezione di dialetto. Dunque, caro signor Tommaso, lei per tutta la vita ha parlato il dialetto. Ci può fare la traduzione della seguente frase? I soldi ci sono o non ci sono? Che ne di donè o che ne minga? Ore 18, lezione di flauto dolce. Pronti? 1, 2 e via! Ore 19, finalmente. Grazie, arrivederci. Ora i cartoni saranno finiti. Ciao, ma! Ciao, com'è andata? Bene, per fortuna alla mattina sono a scuola. Così mi riposo un po'. Ragazzi, ha proprio ragione la Steffi, meglio la scuola. Beh, ma ora dobbiamo proprio andare. Ma non vi preoccupate, il vostro canto a fumetto show del Corrierino tornerà prestissimo con nuove storie e nuovi ospiti. Ciao! Ciao a tutti! Ciao bambini!